Dunque, oggi parlerò del riscaldamento globale. Secondo alcuni autorevolissimi scienziati, è un'invenzione dei comunisti che sono contro la produzione, perché la produzione inquina e sempre i cattivoni comunisti dicono che l'inquinamento riscalda il pianeta e crea disastri e anche vittime. Questi eminenti scienziati hanno le stesse caratteristiche. Tutti citano dei giorni particolari in cui in un dato luogo del pianeta, nel che ne so, 1255, la temperatura ha sfiorato i 42 gradi. Ergo, ne consegue che il riscaldamento globale c'è sempre stato. Certo, sui luoghi in cui è stata misurata questa temperatura, beh, ognuno ha i suoi. E c'è persino chi si è spinto a dire che questa temperatura è stata rilevata nel Sahara, che come è noto è un'ottima scelta per far valere le proprie tesi, una scelta, diciamo, molto obiettiva. A chi ha fatto notare che il barometro è stato inventato da Torricelli nel 1643, quelli che avevano parlato di luoghi con temperature pazzesche prima del 1643 hanno dovuto ammettere che 42 era la loro temperatura corporea quando hanno fatto queste affermazioni. E per oggi è tutto.